Benvenuto Luciano. Grazie. L'intervista fotografica è un momento un po' particolare. Ci saranno delle immagini che tu vedrai e quelle ti genereranno sicuramente delle suggestioni. Quelle che vorrai condividere con noi le ascolteremo con piacere. Molto essenziale come presentazione, però insomma questo è quanto. Prego e benvenuto. Un cielo. Beh, intanto cielo secondo me è una parola bellissima. Perché da un lato è una parola di uso comune e che però dentro ha, secondo me, allo stesso tempo una poetica molto forte. Non è un caso che l'ho usata in quasi tutte le mie canzoni, cioè prima o poi appare. E soprattutto perché da sola riesce a comprendere tanti aspetti che secondo me sono poi quelli che regolano un po', diciamo così, il nostro modo di muoverci sulla terra. Cioè, tanto per essere terra terra, io credo che noi ci muoviamo sulla terra a seconda di come guardiamo al cielo. Nel senso, a seconda di come uno guarda le stelle, a seconda di come uno guarda il sole, le nuvole, la luna o lo zodiaco, o come o per il fatto che uno pensi che ci sia dentro il paradiso oppure no, per il fatto che uno pensi che dentro ci siano le anime dei suoi cari oppure no, per il fatto che pensi che prima o poi ci potrebbe finire pure lui oppure no. Ecco, a seconda di questo tipo di pensiero che fai sul cielo, vivi un momento piuttosto che un altro su questa terra. E quindi mi piace molto pensare che ogni volta che uno si imbatte nella parola cielo, che ripeto è la più diffusa nelle mie canzoni, ci arrivi con il pensiero che sta facendo in quel momento, che sarà quindi un'interpretazione varia rispetto a quello che io volevo dare al pezzo in quel momento. Posso? Che bello. Grazie. Prego. Correggio. No, devo dire che io mi sono reso conto del fatto che faccia specie il fatto che uno che fa un mestiere pubblico continui a vivere nel paese in cui è nato, quando per me è veramente stata una, cioè continuare a vivere lì è stata una non scelta, cioè non avevo bisogno di scegliere in nessun modo, era una cosa di continuità. Secondo me uno se ne va da casa fra i 20 e i 30 anni e se nel posto in cui vive non trova le condizioni che gli piacciono, oppure se ha il coraggio di farlo. Viceversa, stai lì per l'appunto se il posto è su tua misura o se non hai il coraggio di cambiare. Io penso di essere nella prima parte di questa teoria e ancora oggi devo dire che comunque per me rappresenta un po' un fortino di certezze che non sono mai venute meno, insomma, fra affetti, amici non acquisiti, quindi quelli di cui mi fido di più, ovviamente. Però sempre di più anche il mio lavoro è diventato, insomma, si è formato lì, nel senso che ho il mio studio di incisione, ho il mio manager vive lì, gli uffici di chi lavora con me sono lì, quindi casa e bottega. C'è da dire che sempre di più, secondo me, è anche migliore il mio rapporto con chi vive a Correggio. Cioè, ho alcuni momenti un po' di tensione, tipo ad esempio quando sono girato Radio Freccia, io nell'incoscienza di accettare di girare un film, che già di per sé denuncia un'incoscienza bestiale, però non sapevo che girarlo a Correggio avrebbe reso ancora molto più complicato il tutto, perché girare a Correggio voleva dire chiudere certe strade mentre girava certe scene. Non so, tipo girare in questo centro di notte. Io tante volte mi ritrovavo a dare il motore azione, si apriva una finestra, basta, c'è gente che dormono, c'è gente che domattina lavorano. Perché per altre cose, oltretutto a Correggio io sono quello che canta invece di lavorare, quindi ovviamente loro si... Anche tu però. Poi c'è da dire, quindi ho avuto per un po' di tempo, diciamo così, un po' i veleni di diversi di Correggio nei miei confronti, soprattutto per Radio Freccia, devo dire, anche perché sono nate molte promiscuità fra alcune ragazze e signore di Correggio e alcuni tecnici della crew, eccetera, e ovviamente avevano ancora più ragione per pensare che la causa di tutto fossi io. Quindi Radio Freccia avrà tanti bambini? Penso di sì, non si sa bene se si possono certificare, certo, come figli di... Oh.
Però resta il fatto che poi negli anni invece mi ha sempre chiesto, sempre più spesso, ma quando è che fai un altro film, Correggio? C'era un po' di movimento, finalmente. Specialmente ragazze e signore. Certo, sì. Prego. La Costituzione, allora, per me è un... Io, ovviamente, sulla Costituzione se ne è parlato tantissimo negli ultimi mesi. Io lo trovo un documento modernissimo e soprattutto un documento che è nato sull'onda dell'entusiasmo di gente che era uscita dalla guerra. Quindi gente che non si poneva, non solo non si poneva limiti rispetto al futuro, e quindi quell'entusiasmo lì è pressoché irripetibile, ma soprattutto era convinta che certe regole di buon senso, di cui la Costituzione italiana è piena, avrebbero potuto permettere una convivenza sana e moderna fra le persone. La cosa che ovviamente intristisce è che, specialmente nei suoi principi fondamentali, cioè nei primi 12 articoli, si vede poco applicato quello che è della Costituzione nella realtà che vorremmo vedere. Però diciamo che è un documento che io invito a rileggere generalmente, perché su questo fonda il nostro rapporto fra di noi e il nostro rapporto con lo Stato, i nostri diritti e doveri e i diritti e doveri dello Stato nei nostri confronti. Quindi io consiglio di rileggerlo e pensare per l'appunto verso quali diritti e quali doveri ancora ci dobbiamo porre, cioè che cosa possiamo ancora reclamare, perché è giusto, perché questa carta sancisce il fatto che noi abbiamo diritto a quei diritti. Prego. Questo è un papà con un bambino, immagino. No, io con mio padre ho avuto purtroppo un poco dialogo e soprattutto pochissimo contatto fisico. È uno dei grandi rimpianti che ho nella mia vita. Io e mio padre non ci siamo mai abbracciati. Ma questo dipende soprattutto da una colpa mia, nel senso che so perché mio padre non faceva partire l'abbraccio, perché era proprio un fatto culturale, di educazione, di come erano fatti quelli come lui in quel momento preciso e di come erano stati educati dai propri genitori. Era una delle persone più vitali che io abbia mai conosciuto, ci teneva a voler essere simpatico con tutti, che spesso aveva la battuta, la barzelletta forzata che non faceva ridere quasi nessuno. Io mi vergognavo tantissimo mentre ero con lui, lo tiravo per la giacchetta, però lui andava dritto per la sua strada. E soprattutto non capiva perché da un estroverso come lui e da un estroverso come mia madre fosse nato un introverso come me. Quindi il dialogo diventava ancora più difficile per questi motivi. C'è da dire una cosa che a me piace moltissimo ricordare di lui, ed è che noi, io e mio fratello, avevamo organizzato con mesi di anticipo il raduno del fan club. Mio fratello è il responsabile del mio fan club, che voleva dire che un... tipo 10.000 persone sarebbero arrivate al Palazzetto dello Sport di Modena, dove avremmo passato una giornata suonando e chiacchierando, confrontandoci. E mio padre si ammalò e a due giorni da questa cosa, da questo raduno, i medici si chiamarono per dire che mio padre era peggiorato tantissimo. E mio fratello disse: guarda, io allora non c'era internet, del 2001 non era come era adesso, quindi era impossibile avvisare 10.000 persone. Mio fratello disse: guarda, dobbiamo cercare di stringere i denti e cercare comunque di farla questa cosa. E quindi decidemmo di provare a farla ugualmente. Quindi quel giorno, era l'8 di dicembre, il giorno della Madonna, lo ricordo molto bene perché mio padre era un ateo convinto e, ironia della sorte, mentre andavamo, arriviamo anzi al Palazzetto dello Sport di Modena, lì praticamente ci arriva una telefonata che dice: dovete venire subito all'ospedale di Guastalla dove era ricoverato mio padre. Il tempo di dire ai miei musicisti e a chi gestiva questa cosa che noi dovevamo andare via per questi motivi, e andiamo all'ospedale di Guastalla. Ebbene, quel pomeriggio lì
Il mio gruppo sono tutte le mie canzoni, o quasi tutte le mie canzoni, cantate di 10.000 persone che nel frattempo pensavano a mio padre. Quindi mi piace pensare che se ne sia andato con un botto, come ha vissuto la sua vita.